fuori scena, un anno nell'Accademia Teatro La Scala di Massimo Donati e Alessandro Leone. È in definitiva un'immersione che è durata un anno in un luogo poco conosciuto a Milano, che è quello dell'Accademia Teatro alla Scala, un luogo posto nel cuore della città di Milano, dove si avvicendano vite di studenti, allievi, ballerini, cantanti, scenografi. Coloro che poi andranno a lavorare in sartoria e in tutti i mestieri che fanno parte poi del teatro. E poi quasi per caso ci siamo accorti che esisteva una realtà a Milano, che era l'Accademia del Teatro La Scala, poco nota, poco vista e di cui c'erano poche immagini e quindi non se ne conosceva bene il profilo, pur essendo La Scala uno dei soggetti d'arte più importanti al mondo. E quindi questa contraddizione ci ha cominciato a incuriosire. Noi non siamo stati allievi, ci siamo avvicinati un po' per curiosità, un po' perché attratti da un luogo dove l'arte si insegna e la si pratica. E quindi diciamo che l'idea proprio iniziale era quella di incontrare questa realtà, immergersi in essa e col massimo rispetto possibile raccogliere una serie di storie che la attraversano, partendo dall'inizio dei corsi a settembre con le audizioni per terminare con gli spettacoli finali e i diplomi che avvengono a giugno-luglio. Questo era un po' il percorso che ci siamo dati, un percorso di costruzione che passa sia per le storie personali che per le situazioni più corali, che sono le lezioni, gli spettacoli, gli esami, i momenti di gruppo a margine dei momenti principali, quindi situazioni anche di studio per quanto riguarda, gli allievi più giovani. E anche le loro dinamiche relazionali, i rapporti che si creano fra insegnanti e allievi e fra gli allievi stessi. Noi tutto sommato arriviamo da mondi che sono vicini al teatro, il cinema, l'arte figurativa, la scrittura, per cui ci sembrava molto interessante riuscire a descrivere il processo creativo attraverso uno sguardo quanto più possibile partecipe, al tempo stesso non invasivo. Quando prima dicevo che il nostro taglio volutamente non era di tipo giornalistico e nemmeno didattico, diciamo questa affermazione, oltre alla narrazione, coinvolge anche il nostro linguaggio, nel senso che noi abbiamo scelto di utilizzare coerentemente con quello che filmavamo un linguaggio di inquadrature molto pulito e molto voluto, per quanto le situazioni nei documentari siano sempre in movimento. Per cui da un lato sicuramente una pulizia estetica che aveva l'obiettivo di enfatizzare e privilegiare quello che c'è davanti alla camera, quello che avveniva davanti alla camera, che secondo noi era molto bello e molto poetico. E quindi valeva la pena appunto investire da questo punto di vista su una coerenza formale delle inquadrature, delle scelte di luce. Dall'altro è però anche l'estrema naturalezza delle condizioni di ripresa. Per essere chiaro, non abbiamo mai aggiunto nulla, non abbiamo mai usato luci che non fossero quelle degli ambienti, e abbiamo scelto di girare con una piccola troupe così da essere presenti nell'accademia in tutte le situazioni, ma nell'altra gran parte dei casi assolutamente invisibili. Questo perché l'idea era quella di entrare in punta di piedi nelle realtà, farsi conoscere,
per cui noi abbiamo fatto un lungo studio e siamo stati presenti a camere spente per diversi mesi, e tutto finalizzato al fatto che in qualche modo la realtà che stavamo filmando si dispiegasse senza finzione, senza forzature. Ed effettivamente questa speranza, all'inizio una speranza, si è concretizzata, perché poi da un certo punto in avanti i ragazzi si muovevano con noi come se fossimo in qualche modo persone del gruppo, e quindi molte, molte barriere, molte paure sono cadute. Questo secondo me del nostro modo di girare è stato un fatto importante. Come diceva prima Massimo, abbiamo strutturato il progetto in maniera tale da entrare con discrezione in quelli che sono degli ambienti in cui si consuma giornalmente una pratica che richiede sacrificio, attenzione, grande passione, ma anche grande concentrazione. Devo dire che inizialmente l'approccio che abbiamo avuto è stato quanto più possibile rispettoso di luoghi e persone. Abbiamo passato i primi 3 mesi senza macchina, macchina spenta, avvicinando le persone, conoscendole, intervistandole, registrando unicamente la loro voce, cercando di comprendere anche il funzionamento di questa macchina così complessa. Questo ci ha aiutato a entrare meglio in comunione, direi, con il luogo e con i protagonisti che abitano questo luogo. Allora, beh, intanto la casa che coproduce il film, che è la Gioia Avvantaggiato e Associati Productions, ha preso la distribuzione di questo film. Per quanto riguarda le sale cinematografiche, in Italia è coinvolto l'Istituto Luce, però noi speriamo, prima di arrivare nelle sale, di compiere un percorso nei festival, anche all'estero, in modo tale da poter mostrare anche laddove non arriverà il film, quello che abbiamo fatto, quello che è il risultato del nostro lavoro.